Si è rivelato falso l'ordigno trovato questa mattina davanti all'aula bunker di Bitonto, vicino alla centrale dei collettori del gas dell'edificio che si trova in via Planelli. A dare l'allarme i tecnici dell'Italgas intervenuti sul posto per un guasto. Appoggiato a una parete della cabina è stato ritrovato un sacco contenente terra, tubi di ferro e cavi di rame, del tutto somigliante a un rudimentale ordigno esplosivo. I tecnici hanno subito allertato i carabinieri giunti sul posto in pochi minuti insieme a una squadra di artificieri. L'area è stata chiusa al traffico dagli agenti della polizia municipale, che hanno anche invitato i residenti a lasciare aperte le finestre e spostarsi dall'altro lato della casa. Per fortuna però l'ordigno non aveva innesco e a esplodere è stata solo la carica posizionata dagli artificieri per farlo brillare. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un gesto dimostrativo legato ai processi che vedono coinvolti presunti esponenti della criminalità foggiana e che si sono celebrati negli scorsi giorni proprio nell'aula bunker di Bitonto. Visto il rischio cui la città è esposta, ha detto il sindaco di Bitonto Michele Abaticchio, sarebbe il caso che dal Ministero arrivino rinforzi per tutelare la sicurezza dei cittadini.